Il sovrano, oltre che sacerdote, poteva essere anche un dio. È questo il caso del faraone nella civiltà egizia, che si sviluppò a partire dal 3000 a.C. fino alla conquista da parte di Alessandro Magno nel 331 a.C. Gli egizi diedero vita a un vero e proprio stato, un'organizzazione politica che unificava le città dell'Alto e del Basso Egitto. Il faraone, ritenuto figlio di Horus, il sole nascente, veniva adorato come una divinità vivente. Nella mentalità comune era infatti il faraone che trasmetteva agli dei le offerte del popolo. A lui le divinità concedevano le piene del Nilo. Sua era la forza che teneva lontani predoni e nemici. Soltanto il faraone, infine, possedeva le chiavi dell'aldilà e dispensava la salvezza eterna a chi avesse dimostrato di meritarla. Nell'amministrazione del territorio e dei suoi abitanti, il faraone era affiancato dal visir, una sorta di potentissimo primo ministro che stava alle sue dirette dipendenze. Il visir controllava l'intero apparato amministrativo, cioè tutto il complesso meccanismo che presiedeva all'esercizio della giustizia, alla riscossione delle tasse, ai lavori pubblici. Ai nomarchi era affidata l'amministrazione dei nomoi, i diversi e numerosi distretti in cui era suddiviso il vasto territorio dell'Egitto. Oltre al nomarca, queste funzioni di amministrazione del territorio erano esercitate da uno stuolo di funzionari distribuiti negli uffici centrali e in tutti i distretti del paese. Essi erano suddivisi per importanza a seconda dei compiti, ma nell'insieme rappresentavano un gruppo assai compatto e molto potente, perché avevano rapporti diretti con il faraone.